Ok, benvenuti a tutti. Questa è la parte invece del pomeriggio che sarà dedicata al corso di laurea in filosofia. Mi presento, io sono Vittorio Morato, sono un docente di filosofia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. E il mio compito in quest'ora che potremo insieme è quello di presentarvi il nostro corso di laurea triennale in filosofia. L'incontro è organizzato sostanzialmente in due parti. In una prima parte presenterò delle slides che sono una forma di presentazione sia di cos'è in generale la filosofia all'università, sia discuteremo un pochino di quali sono le caratteristiche del corso di laurea. E poi una seconda parte, coordinata dal professor Antonio Nunziante, che vedo collegato e che adesso tra un po' vi saluterà, dedicata invece a una discussione. Piccola momento di riflessione con un nostro ex laureato, il dottor Pietro Ferrasin, che anche lui vedo collegato, in cui si discuterà di quali sono le prospettive lavorative post laurea per chi ha deciso di intraprendere un percorso filosofico. Antonio, ti lascio salutare il nostro pubblico. Eccomi, mi sentite? Allora, buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Piacere di fare la vostra conoscenza virtuale, no? E che speriamo presto si traduca in una conoscenza di persona. E dopo facciamo una piccola chiacchierata con Pietro sulla questione degli sbocchi occupazionali, perché di solito, come tradizione vuole, la prima domanda per chi si appresta a iscriversi a filosofia è: oddio, cosa succederà dopo? Che mestiere farai dopo? E quindi qui proveremo a darvi qualche elemento di spunto, qualche elemento di riflessione sulla base dei dati a nostra disposizione. Vittorio, se vuoi andare avanti tu nella Sì. Ok, presentazione, poi chiacchieriamo un po', insomma, siamo tutti qua, ecco, quest'ora. allora iniziamo intanto questa prima parte che consiste sostanzialmente in una presentazione che adesso condivido con voi. Allora, anche diciamo così a favore di chi è collegato e che magari non sta studiando filosofia alle scuole superiori. Una prima parte di questa presentazione è sostanzialmente dedicata a un chiarimento di cosa si faccia a filosofia all'università e cosa si intenda per filosofia. E, buon modo per affrontare la questione, che non è semplicissima, è quello di sostenere che le varie tradizioni filosofiche, quella occidentale che nasce nell'antica Grecia, cioè, o quelle che appartengono ad altre tradizioni culturali, come quella asiatica, per esempio, tutte si pongono due tipi di domande, no? La prima è perché le cose sono come sono, questa è una classica domanda filosofica, ma anche un'altra classica domanda filosofica è come dovrebbero essere le cose. A queste due domande corrisponde una suddivisione della ricerca filosofica in due componenti, una più propriamente descrittiva, che si occupa di rispondere alla prima domanda, cioè di tentare di capire quali sono le caratteristiche fondamentali della realtà che ci circonda, e una di carattere più normativo, che si occupa di rispondere alla domanda di come dovrebbero essere le cose che ci circondano, alcuni aspetti della realtà che ci circondano. Queste sono alcune domande che normalmente caratterizzano la parte descrittiva, la componente descrittiva della filosofia. Ad esempio, quali sono le caratteristiche fondamentali della realtà, oppure la classica domanda sull'esistenza di Dio, o una domanda che ha a che fare con l'esistenza del libero arbitrio, che quindi si chiede in che senso siamo liberi di agire, invece non siamo condizionati, che so, dalle leggi fisiche o da altri condizionamenti. E poi c'è una domanda, diciamo, che coinvolge tutte queste domande, che è la domanda, come dire, epistemologica, che facciamo a conoscere le caratteristiche fondamentali della realtà. Alcuni insegnamenti del nostro corso di laurea sono, come dire,
hanno come obiettivo quello di affrontare esplicitamente queste domande di natura descrittiva che caratterizzano la tradizione filosofica occidentale all'interno della quale noi ci muoviamo. Il corso di filosofia teoretica, il corso di filosofia della mente, che è un corso di nuova attivazione, stanno nel nostro corso di laurea, o i corsi di logica, filosofia della scienza, o il corso di epistemologia, tutti hanno l'obiettivo in varie forme, secondo percorsi variegati e diversi, di affrontare alcune delle domande di natura descrittiva che caratterizzano la ricerca filosofica. La parte normativa, invece, la componente normativa della filosofia, invece, affronta altri tipi di domande. E alcuni esempi di queste domande sono quelle che avete di fronte a voi, ad esempio cosa rende un'azione moralmente buona o cattiva, come dovrebbe essere un'azione per essere caratterizzata come moralmente buona o cattiva, oppure una domanda che ha più una natura politica, cioè come dovrebbe essere strutturata una società per essere considerata una società giusta o una società che permette il fiorire dei cittadini, oppure una domanda di natura estetica, cioè cosa rende qualcosa bello, cosa rende qualcosa un'opera d'arte, ad esempio. Queste questioni normative, all'affrontare queste questioni normative, corrispondono nel nostro corso di laurea altrettanti corsi, ad esempio il corso di filosofia morale è quello che tradizionalmente affronta le questioni di natura etica, sulla natura del bene, sulla sua sull'attribuzione della bontà, diciamo, un certo tipo di azione. Il corso di estetica si occupa di chiarire la categoria del bello, soprattutto in relazione all'arte, e infine il corso di filosofia politica si occupa di quelle questioni di natura sociale a cui vi accennavo precedentemente. E ovviamente nel nostro corso di laurea non ci sono solo questi insegnamenti filosofici che hanno come esplicita missione quella di rendervi consapevoli, insomma, della ricerca filosofica su queste questioni, ma insomma il nostro corso di laurea è caratterizzato anche da una componente storica piuttosto importante, cioè soprattutto nel primo anno di studi, ma poi magari questo lo vediamo un po' meglio, sono numerosi corsi di natura storico-critica, cioè si fanno corsi di storia della filosofia antica, storia della filosofia medievale e rinascimentale, e corsi di storia della filosofia moderna e contemporanea, che dovrebbero, diciamo così, consentire allo studente di avere anche una consapevolezza maggiore dello sviluppo delle questioni sia descrittive sia normative che sono affrontate anche nei altri corsi. Ovviamente anche in un corso di storia della filosofia antica si affrontano, sebbene in un contesto di chiarimento del pensiero di un filosofo, che so, Aristotele, questioni fondamentali che hanno a che fare con alcune di quelle che abbiamo visto prima, siano esse di natura descrittiva o normativa. Una caratteristica però del nostro corso di laurea è non solo quello di presentare o di dare la possibilità agli studenti di frequentare corsi di natura eminentemente filosofica, ma in verità una delle caratteristiche del nostro corso di studi è quello di lasciare una certa libertà all'interno di un corso di studi che comunque è ben strutturato e va deciso, diciamo così, all'inizio del vostro percorso, dà la libertà, dicevo, di arricchire il percorso con altri insegnamenti che non sono di ambito filosofico, ad esempio possono essere di ambito storico, letterario, linguistico, ma anche scientifico e psicopedagogico. Magari prima di passare avanti volevo, visto che qui insomma le informazioni che vi possiamo dare non sono, non possono essere complete anche per una questione di tempo, ma volevo farvi vedere, interrompo un attimo la condivisione, e volevo diciamo, pubblicizzare una pagina che invece riporta queste informazioni in maniera completa. Adesso provo a condividerla. Allora, dovrebbe essere questa. Ok. È una pagina che
cui potete arrivare. Magari chiedo il favore ad Antonio se può mettere il link alla pagina del corso di laurea triennale in filosofia, Sì. quindi si può giungere in maniera abbastanza facile, in verità, se su Google digitate filosofia, scuola di scienze umane e UniPD. Dovreste capitare, diciamo così, in questa pagina in cui ci sono tutte le descrizioni e le documentazioni ufficiali che descrivono la forma e le modalità del nostro corso di laurea. Ci sono gli insegnamenti e i programmi relativi ovviamente a quest'anno, ma ci sono gli orari delle lezioni, le date degli esami, che queste sono cose che ancora probabilmente non vi riguardano. Ma ci sono anche altre risorse che per studenti che intendono iscriversi a filosofia probabilmente sono utili. Innanzitutto, potete farvi un'idea degli insegnamenti e dei programmi. C'è questa sezione, per esempio, che è Orientamento Filosofia 2021, che raccoglie un po' delle attività che sono state fatte l'anno scorso. E c'è una video presentazione del corso di laurea in filosofia fatta nel 2021, che insomma, in maniera un po' più diffusa, di quasi 1 ora e 40, insomma, però descrive in maniera molto precisa le caratteristiche del nostro corso di studio. E da questa pagina, se vedete qui questo link, descrizione del percorso formativo 2021, questo è un documento, un file PDF che adesso magari a mia volta vi condivido, da cui, che è una tabella sostanzialmente, da cui potete capire meglio, insomma, come è strutturato il nostro corso di laurea nel corso dei 3 anni. Scorro un po' velocemente, vi dico quali sono un po' le caratteristiche fondamentali. Come vedete, ci sono degli insegnamenti, il corso si compone di 18-19 esami, minimo 18, massimo 19 esami nel corso dei 3 anni. Ci sono alcuni insegnamenti obbligatori nel corso del primo, del secondo, terzo anno. In verità non succede niente se non li fate esattamente al primo, al secondo, al terzo, insomma, quindi potete, sono come dire, delle propedeutiche che potete anche eventualmente rimandare, però vedete insomma che la caratteristica sostanzialmente del primo anno è quella di darvi una competenza di natura storico-filosofica, cioè si fanno le storie della filosofia. E però già il primo anno compaiono i due grandi corsi, macro corsi che, diciamo così, affrontano le questioni di natura descrittiva e normativa che vi dicevo prima, cioè il corso di filosofia pratica, che è il corso che probabilmente maggiormente affronta in maniera più generale molte delle questioni descrittive che abbiamo discusso prima, e il corso di filosofia morale, che invece in maniera più generale affronta le questioni di natura normativa. Vedete che però già durante il primo anno poi potete scegliere se fare il corso di logica o di filosofia della scienza, quindi vi potete addentrare in questioni un po' più specifiche, e avete già la possibilità di fare un esame di lingua straniera, perché come forse sapete, tra le competenze che dovete acquisire ci sono anche alcune competenze linguistiche da avere entro la fine del vostro percorso universitario. Nel corso del secondo anno avete varie possibilità, insomma, di scegliere anche corsi di natura letteraria. Di nuovo c'è la possibilità di irrobustire la vostra conoscenza della storia della filosofia. Di nuovo c'è la possibilità di incanalarvi già al secondo anno verso magari alcuni tipi di specializzazione in maniera generale, o verso questioni di natura epistemologica, oppure questioni di natura morale o anche estetica, insomma. Ecco E Vittorio, mi senti, ti prego. interrompo un secondo, ho messo Sì. nella chat un link che rinvia uno dei corsi, di questi corsi, che partirà tra 2 settimane all'inizio del secondo semestre, no? Quindi c'è la pagina descrittiva del corso, vabbè, ho messo il mio, ma non per farmi pubblicità, ma semplicemente perché l'ho raggiunto più facilmente. E potete guardarlo, non solo potete guardare, così avete un esempio concreto no, dei riferimenti bibliografici, dei metodi, dei contenuti,
ma anche perché se vi va, no, ne parleremo dopo insieme con Vittorio, beh, potete venire a ascoltare qualche lezione per farvi un'idea precisa di come esattamente, no, di quanto noiose sono le nostre lezioni, o di quanto divertenti, o di quanto coinvolgenti, o di quanto dibattito c'è, di quante domande suscitano. E le lezioni sono aperte, chiaramente siamo in epoca del Covid, per cui ci vuole l'accesso con Green Pass alle strutture, ma potete sicuramente venire. Tra l'altro vanno tutte in modalità duale, per cui ci sono anche tante registrazioni depositate. Ecco, scusami che ti ho No, interrotto, no, ma era solo anzi, per dare questa informazione. grazie dell'informazione e colgo l'occasione per appunto invitarvi calorosamente, insomma, se potete, se avete la possibilità, ai nostri corsi. Appunto, ci sono alcune, come dire, attenzioni da prendere. Siamo in epoca Covid, ricordatevi che all'università si entra con il Green Pass sostanzialmente. E forse boh, magari date un'occhiata ai programmi che avete visto e magari insomma io penso che nessuno dei nostri colleghi Antonio sarebbe disturbato dalla presenza di uno studente delle scuole superiori che venisse. Non sarebbe neanche un problema se voi scriveste al docente di cui siete interessati a vedere il corso e lui sarebbe penso felicissimo di avervi a lezione, insomma non c'è nessun problema. Assolutamente, anzi, fatevi vivi anche eventualmente prima o dopo la lezione. Tenete presente che le lezioni vanno dalla mattina al pomeriggio, no? L'ultimo slot di lezioni, mi pare, Vittorio, correggimi, comincia alle 4:30 e finisce alle 6:15. Quindi Sì. le Quindi lezioni sono spalmate per tutto l'arco della giornata, da lunedì al venerdì. se avete anche il pomeriggio, se la mattina andate a scuola, diciamo. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere di questo documento PDF è che tra gli insegnamenti del terzo anno, e questa è una caratteristica del corso di laurea, ci sono una serie di insegnamenti affini che non sono insegnamenti necessariamente di natura filosofica e che sono molto vari, nel senso che avete che vanno dall'astronomia storica, che potrebbe essere, o anche c'è la fisica teorica da qualche parte, quella qui, per coloro che, ad esempio, decidono di intraprendere un percorso di la scienza, ma a tanti altri corsi, non so, storia greca, storia moderna, analisi dei concetti politici o teoria della letteratura, insomma, che servono, come dire, ad avere una controparte anche della propria formazione filosofica più ampia, insomma, rispetto ai soli corsi di filosofia. Ok? Allora, velocemente alla presentazione e diciamo così, altre ovviamente il nostro corso di laurea non consiste in realtà solamente diciamo di corsi, sia di natura filosofica sia di altra natura, ma è notevolmente direi arricchito da tutta una serie di altre attività che lo caratterizzano. Ad esempio, diciamo, visto che come vi dicevo è necessario per lo studente universitario, in verità entro il primo anno, ma insomma anche questa è una cosa che può essere rimandata al secondo o terzo anno, acquisire alcune abilità linguistiche e anche informatiche in verità che sono ottenibili attraverso la frequentazione di alcuni laboratori. E una cosa invece particolarmente interessante nel corso di laurea è una serie di corsi di varia natura che sono organizzati dalla biblioteca e dal centro di Ateneo per biblioteche che riguardano in generale la information literacy, cioè la capacità di fare ricerca utilizzando gli strumenti digitali messi a disposizione dalle biblioteche. E questa, diciamo così, è una cosa che il nostro corso di laurea si può permettere, diciamo, sono corsi eccellenti, anche perché filosofia ha a disposizione una biblioteca, la Biblioteca di Filosofia, di cui vi invito a visitare il sito e che può essere a sua volta visitata, no, Antonio, anche da persone che non fanno parte dell'università e che è una delle, diciamo così, eccellenze a disposizione ed è una delle più belle biblioteche, più fornite biblioteche sia a livello universitario e per filosofia direi a livello nazionale. Io stesso ho colleghi in giro per l'Italia che mi ricordano quanto è ben fornita e ben funzionante la Biblioteca di Filosofia a Padova. E poi ci sono altre occasioni di formazione. Come sapete, all'università è possibile fare degli stage e poi ci sono dei corsi di formazione, è possibile partecipare a dei corsi di formazione di volta in volta promossi da vari enti, tipicamente la regione. Poi, altra faccenda piuttosto importante e che si trasforma
diciamo così, in un consiglio da parte nostra, è quello di dare un tocco internazionale alla propria formazione filosofica, se possibile. E lo strumento principale per dare un tocco internazionale alla propria preparazione è sicuramente quello di provare a partecipare al cosiddetto programma Erasmus, che come sapete è un programma di scambio tra università europee e che vi consente di passare dei periodi in varie università europee. Noi a Filosofia abbiamo anche alcuni accordi bilaterali con università che non fanno parte dell'Unione Europea, con gli Stati Uniti, con il Giappone, con l'Australia. Sono un po' meno posti, ma insomma sono comunque luoghi interessanti e che veramente danno cambiano la faccia, come dire, della vostra preparazione se ne sapete approfittare in maniera positiva. Altre due occasioni di internazionalizzazione che sono presenti nel nostro, nei nostri corsi di studio è un percorso di laurea magistrale, che quindi è la laurea successiva alla triennale, che da molti anni è stata istituita, che permette di avere un doppio titolo italo-tedesco Padova-Jena. Okay? C'è questo accordo tra le due università che permette agli studenti di entrambe le lauree magistrali di avere un titolo riconosciuto sia in Italia che in Germania e anche delle attività comuni. Ma e poi questa è un'occasione, diciamo, che ciascuno studente deve provare a cogliere durante la sua frequentazione di filosofia. La nostra sezione, il nostro dipartimento è sempre molto ricco di attività di natura internazionale, perché i gruppi di ricerca filosofici presenti nel nostro dipartimento spesso sono parte di network internazionali, organizzano eventi internazionali, e anche queste sono occasioni non solo per noi docenti e per i ricercatori, ma anche per voi studenti, anche a un livello triennale, di vedere, insomma, e avere anche delle relazioni con la filosofia, come si fa in giro per il mondo. Una piccola internazionalizzazione ce l'abbiamo anche in casa, nel senso che, di nuovo, a livello di laurea magistrale, cioè la laurea dopo la triennale, ci sono già alcuni insegnamenti di lingua inglese. Parliamo adesso un attimo del tipo di competenze, diciamo, che voi potreste acquisire nel caso cominciate a frequentare il nostro corso di filosofia. Insomma, questo è un discorso che magari su cui torneremo dopo anche in collegamento con la questione del mondo del lavoro. Ma ci sono delle competenze analitiche, logiche ed ermeneutiche che sicuramente sono quelle tradizionalmente acquisibili attraverso uno studio serio, diciamo così, della filosofia. È chiaro, insomma, che la filosofia viene spesso presentata come una forma, no, di un'abilità argomentativa e di ragionamento. Questa è una tradizionale caratteristica della filosofia, ma anche in seguito, diciamo così, al fatto che spesso i corsi consistono nell'analisi dei testi dei filosofi sostanzialmente e nella discussione delle idee presentate dai filosofi in questi testi. Tra le competenze che vengono sicuramente sviluppate ci sono quelle di natura ermeneutica, no? Che è una parola che magari non tutti conoscete, ma che significa la capacità di interpretare, di capire, di cercare, diciamo così, i testi che si vanno di volta in volta a studiare nei nostri corsi. Ovviamente è in stretto collegamento alle competenze logiche e analitiche acquisite di cui abbiamo parlato prima, visto di nuovo che noi ci teniamo a presentarvi un'idea di filosofia come discussione razionale, ci sono numerose competenze argomentative e comunicative che voi avete, e anche, vista la natura del corso di laurea, anche numerose conoscenze di natura storica, no? A sua volta, queste capacità, ma ci torneremo magari un po' meglio dopo, potrebbero generare altre competenze che non sono, come dire, il risultato immediato dello studio della filosofia, sono magari un risultato indiretto e dipendono molto dal tipo di impegno che mettete voi nello studio della filosofia. Se prendete molto sul serio, come vi consigliamo, lo studio
filosofia, che sono le capacità di gestire problemi complessi e quello di sviluppare, e questo dipende sempre dalla natura argomentativa della filosofia, negoziali e di mediazioni. Adesso, nell'ultima parte di questa presentazione, prima poi di dare la parola ad Antonio e la discussione con Pietro, volevo discutere insomma un po' di alcune questioni che, diciamo così, tutti coloro che hanno intenzione di fare filosofia all'università ovviamente si chiedono, e se non se lo chiedono loro, glielo chiedono i loro genitori, no? Questa è una classica scenetta a cui ovviamente alcuni di voi saranno abituati, cioè una genitrice preoccupata che dice alla propria figlia: ma che lavoro vuoi fare con una laurea in filosofia? Che lavoro vuoi che abbia questa laurea per il tuo futuro? No? Questa è la fatidica domanda che probabilmente alcuni di voi si sentiranno fare, che voi stessi vi fate prima di iscrivervi al corso universitario. Ma volevo appunto provare a darvi modo di rispondere a questa fatidica domanda, ok? E il primo è un modo filosofico di rispondere a questa domanda, e cioè ricordandovi che c'è una distinzione fondamentale che va fatta, no? Tra ciò che ha un valore strumentale e ciò che ha un valore intrinseco, no? Allora, ciò che ha un valore strumentale, ad esempio, i soldi sono semplicemente dei mezzi, è un mezzo per raggiungere qualche altro, no? Uno vuole avere i soldi, il valore dei soldi è perché ci permette di comprare qualcos'altro. Però ci sono delle cose che hanno anche un valore intrinseco, cioè sono cose che hanno un valore in sé, che vengono perseguite per il loro valore intrinseco. Ad esempio, il classico caso è quello della felicità, no? Il valore della felicità è essere felici, uno non vuole essere felice per essere, diciamo così, qualcos'altro. Beh, insomma, ci sono buoni motivi perché la filosofia, cioè una attività dedicata all'indagine, come dire, senza ulteriori fini della conoscenza, di cosa dire verità, conoscenza, che cos'è la realtà, cosa vuol dire azione buona, eccetera, abbia un valore intrinseco. Quindi il valore di studiare filosofia non è solo un valore legato alle opportunità professionali, ma ha un valore intrinseco che secondo me dovrebbe essere ugualmente, diciamo così, valorizzato. Però se non vi basta, diciamo così, questa risposta filosofica, ritorniamo alla questione delle competenze. Cioè, noi abbiamo detto prima che tra alcune delle competenze che voi potete acquisire tramite il nostro corso di laurea ci sono, non so, la competenza di pensare criticamente in maniera logica e anche in maniera indipendente e creativa. Okay? Questo non solo perché farete corsi di logica o di teoria dell'argomentazione, ma anche perché in verità in tutti i corsi del corso di laurea l'enfasi è proprio su questa questione del pensare criticamente, no? E di mettersi, come dire, anche di prendere posizione rispetto a delle posizioni filosofiche che magari voi non comprendete perfettamente, ma che tentate, come dire, di rendere sensate. E anche, diciamo così, tra altre competenze ci sono quelle di comunicare idee e argomentazioni in maniera chiara ed efficace. La scrittura filosofica è una scrittura precisa e rigorosa, e lo è proprio perché spesso i problemi che si affrontano in filosofia sono già concettualmente molto difficili, e quindi scrivere questi problemi vi consente, diciamo, di avere, di sviluppare un tipo di competenza nella scrittura che ha a che fare con la precisione, il rigore, l'uso di termini tecnici, il controllo di quello che intendete dire. E poi un'altra caratteristica, direi questa abbastanza specifica del corso di laurea in filosofia, perché ovviamente ci sono anche altri corsi di laurea che possono aumentare le vostre competenze comunicative, però lo specifico della filosofia è che voi vi abituerete a ragionare con i concetti, diciamo così, che fanno parte delle teorie filosofiche che discutete, che vi verranno presentate, che sono normalmente concetti molto, molto astratti, e quindi imparerete a ragionare con questi concetti molto astratti, e non solo questo, ma imparerete anche ad applicarli a casi particolari, no? Prendete il classico caso, è quello
il tipo di problemi che affronterete in filosofia morale, cioè voi non solo affrontate il problema generale di che cosa sia un'azione buona, di cosa caratterizzi un'azione buona, di quali siano le condizioni necessarie e sufficienti magari per caratterizzare un'azione come buona, ma dovrete anche poi applicare questa eventuale definizione o caratterizzazione a cui giungerete a casi particolari. Okay? Dovete controllare che questi concetti generali si applichino a casi particolari o non si applichino o ci siano dei casi che fallificano la vostra analisi, e questa direi è una competenza squisitamente filosofica che si impara soprattutto a filosofia, no? E tutte queste competenze sono generate, diciamo così, dai contenuti dei corsi, cioè i nostri corsi sono corsi che affrontano le idee e le argomentazioni dei più influenti filosofi in un arco temporale amplissimo di quasi 2500 anni. E quello che si fa nelle lezioni è presentare criticamente, discutere teorie antiche, moderne o contemporanee sulla natura di una serie di nozioni fondamentali per anche la nostra realtà temporanea, no? La realtà, la conoscenza, la natura della giustizia e del bene morale. E diciamo, uno potrebbe chiedersi che senso ha nel 2022 affrontare il pensiero di filosofi morti e sepolti, ma insomma questa è una cosa in verità molto importante da fare, perché spesso, diciamo così, la struttura, le caratteristiche fondamentali della nostra società oggi dipendono da teorie filosofiche o scientifiche o di altra natura che sono state sviluppate molti secoli fa e che quindi è bene conoscere, no? È un po', come dire, non si può pensare, vuol dire, di conoscere la struttura della nostra società o i problemi della nostra società senza conoscere la genesi delle idee che l'hanno generata, no? E quindi la filosofia, i contenuti dei nostri corsi vi permetteranno, insomma, di conoscere la storia intellettuale e i fondamenti di quasi ogni disciplina, perché, diciamo così, il bello della filosofia è che tutto il sapere può essere affrontato filosoficamente, cioè se uno studente è interessato alla scienza può affiancare alle sue conoscenze scientifiche anche un approccio filosofico alla scienza, ad esempio quello che si affronta nel corso di filosofia della scienza o in altri tipi di corsi. Allora, perché è importante tornare su questo discorso delle competenze, no? E qui vi comincio a presentare alcuni dati. Sono dati che hanno a che fare con gli Stati Uniti, eh? E quindi, insomma, bisogna prenderli con cautela, perché non caratteristiche della formazione filosofica degli Stati Uniti si trasferiscono automaticamente a quella italiana, anche se a livello della laurea triennale non ci sono tantissime differenze. Allora, quello che vedete davanti a voi è una tabella, diciamo così, che riporta i risultati che ottengono vari laureati in varie discipline in un esame che negli Stati Uniti è molto importante, che si chiama GRE, che è il test che fa ciascun laureato triennale, no? Per accedere ai livelli successivi dell'istruzione, no? O master oppure dottorati, e sono dati del 2015, ok? I dati statunitensi sono particolarmente interessanti perché di fatto gli Stati Uniti sono la nazione che sforna più laureati in filosofia al mondo, insomma, se non altro per questioni demografiche e per popolosità delle università. E vedete che i dati del GRE, di questo test, ci dicono che tra tutti i laureati nelle varie discipline, ok, almeno nel 2015, ma i risultati poi negli anni successivi, che però non sono riuscito a ricavare, non penso siano cambiati, i dati in filosofia ottengono i migliori risultati nella competenza del verbal reasoning, cioè della capacità di ragionamento critico verbale. Ottengono anche il primo posto, diciamo così, nella capacità di analytical writing, cioè la capacità di scrivere dei testi analitici precisi e rigorosi. Vedete che sono al primo posto, prima di quasi tutte le altre discipline umanistiche, e ovviamente genere di abilità
una spanna sopra anche, diciamo, le facoltà scientifiche, ma anche quando si vanno a testare, diciamo così, le capacità di quantitative reasoning, cioè le capacità più distintamente matematico-statistiche. Ovviamente i filosofi non sono al primo posto in questo caso, ampiamente superati da coloro che fanno facoltà scientifiche, però, come vedete, non si posizionano in una cattiva posizione, sono più o meno a metà, sopra, diciamo così, gli altri colleghi umanisti, e questo dipende, insomma, da alcune caratteristiche specifiche di quello che si studia e dal tipo di formazione che si ottiene in una facoltà di filosofia. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, e questa è più collegata al mondo del lavoro, è di nuovo una piccola tabella. Questo è un dato, diciamo così, recente, che è il report del 2021, che viene ogni anno prodotto dall'Associazione Americana dei College e delle Università, cioè l'associazione che raccoglie tutti i college e le università americane, che ogni anno fa un report che si chiama How College Contributes to Workforce Success, e in cui intervista centinaia di datori di lavoro nel mercato statunitense, ovviamente tenendo presente questa differenza, chiedendo varie cose, tra cui quali sono le skills che loro ritengono molto o poco o abbastanza importanti nella selezione delle persone che loro intendono assumere. E vedete, insomma, no, se scorrete un po' la lista delle skills che avete sulla vostra sinistra, che molte delle skills di cui abbiamo discusso prima e che in seguito a uno studio serio della filosofia potreste acquisire, come ad esempio le critical thinking skills, scusate, l'ability to analyze and interpret data, cioè l'abilità di analizzare i dati, l'abilità di dimostrare complex problem solving, cioè l'abilità di risolvere problemi complessi, ma anche la capacità di ragionare e di dare giudizi etici convincenti, o la capacità di comunicare attraverso la scrittura o il pensiero creativo. Sono tutte competenze che sono valutate come molto importanti da questi datori di lavoro. Insomma, quindi, diciamo così, un messaggio che potrebbe in qualche modo lenire le preoccupazioni dei genitori o le vostre preoccupazioni sul mondo del lavoro, ma di questo poi vi parlerà anche più approfonditamente Antonio, vi parleranno più approfonditamente Antonio e Pietro, sono che molte delle competenze che potreste riuscire ad acquisire sono in effetti abbastanza ricercate al giorno d'oggi nel mondo del lavoro. Insomma, si sta in verità assistendo a un aumento della richiesta di questo genere di competenze. Io ho visto anche dei report precedenti a questo del 2021 e queste skill erano sempre abbastanza considerate molto, molto importanti. Persino in un report che ho visto del 2009, nel mezzo della crisi finanziaria, ok, ciò nonostante i datori di lavoro americani ritenessero skill fondamentali. Okay. Allora, adesso noi abbiamo un po' di dati, okay, su dove lavorano i laureati in filosofia, e questo schema magari potrebbe servirvi per notare che, contrariamente magari a come si pensa, la maggior parte dei laureati in filosofia che trova lavoro lo trova nel settore privato, no? Noi abbiamo un dato di almeno il 70%, mentre rimane comunque una quota non residuale, abbastanza importante, del 20% di persone laureate in filosofia che trovano lavoro nel settore pubblico, e questo dire il classico lavoro come docente delle scuole superiori o impegnato nella ricerca, docente universitario, che io e Antonio siamo parte di questo 20%, mentre Pietro fa parte del 70% che invece ha trovato lavoro nel settore privato. Okay? E questa è un po' la distribuzione delle varie aree lavorative in cui si distribuiscono i laureati in filosofia, e diciamo così, un dato che potrebbe essere preso in considerazione è che, diciamo così, questo forse è un dato che riguarda tutto il percorso universitario, cioè triennale più magistrale. Sembra che entro 3 anni dalla laurea, quindi non proprio subito, e di nuovo questo è un tema che salterà fuori subito,
buona parte, quasi il 69% dei nostri laureati trova occupazione. Ovviamente, cioè, è inutile che ci raccontiamo storie, non tutta questa occupazione sarà occupazione di qualità. Okay. Non sappiamo esattamente cosa fanno questi 70% di laureati da 3 anni, però insomma, una parte consistente di queste persone che trovano lavoro sicuramente hanno trovato una buona entrata nel mondo del lavoro. Ultime cose che vi dico è, ok, perché studiare filosofia? Okay, perché studiarla a Padova? Beh, insomma, anche qui un po' di dati. Beh, innanzitutto perché sembra che il gradimento della nostra laurea triennale in filosofia sia piuttosto alto, rispetto anche, alla media di Ateneo, quindi la soddisfazione degli studenti del nostro corso triennale è piuttosto, alta, e anche, e quindi per ragioni di questo genere, ma anche scientifiche. La nostra sezione di filosofia all'interno del dipartimento è molto ricca, è molto varia, offre una pluralità di corsi e di approcci alla filosofia, e molti dei gruppi che lavorano nel nostro dipartimento lavorano ad un livello internazionale e pubblicano su riviste internazionali molto, molto prestigiose. E quindi, insomma, se avete qualche altro tipo di dubbio, insomma, qui vedete la mail, poi insomma c'è anche Antonio che potrete disturbare, e quindi per qualsiasi informazione scrivetemi pure, questo è il mio indirizzo. L'ultima cosa che vi dico, se avete curiosità, insomma, di vedere alcune questioni filosofiche, come sapete, all'interno di Scegli con noi, ma anche nel canale YouTube di Scegli con noi, ma anche quello della Scuola di Scienze Umane, sono presenti alcuni filmati, alcune pillole, si chiamano filosofi, che vi danno, come dire, un'esemplificazione di alcuni temi di ricerca, e ci sono 3 bellissimi filmati fatti da 3 bravissimi colleghi nostri, cioè Giuseppe Spolaore, Giovanna Mioli e Filippo Ferrari, che in filmati di 16 minuti, addirittura, a dire il vero, quello di un po' più lungo, vi presentano in maniera molto chiara e accessibile alcuni problemi della filosofia contemporanea. E quindi io mi fermo qui per questa parte di presentazione e lascio senz'altro la parola ad Antonio, che adesso gestirà la parte con Pietro. Sì, beh, grazie Vittorio. E allora, in quest'ultimo quarto d'ora mi fa molto piacere presentarvi Pietro, che è un nostro ex studente e al quale chiederei subito che lavoro fai e come sei arrivato a ottenere la posizione che ricopri oggi. Buongiorno a tutte e a tutti, buon pomeriggio. Beh, rispondo velocemente alla domanda: che lavoro faccio? Io faccio il consulente per le aziende, quindi diciamo, lavoro all'interno di una società di consulenza che si occupa di sviluppare sistemi per l'analisi dati. Come sono arrivato, partendo da filosofia, a questa occupazione? Beh, secondo me, per capire un po' il percorso, è utile fare riferimento all'articolo che ha appena postato in chat il professor Nunziante. Non so chi è riuscito a recuperare il link, che è un articolo molto interessante e ci dà, diciamo, due prospettive sull'ambito occupazionale per chi arriva da un background filosofico. Una prospettiva positiva è quella che in questo momento storico, e si può notare tutti i giorni, cioè, ve lo assicuro, anche facendo colloqui di lavoro, è venuta meno questa barriera mentale, culturale, per cui una persona laureata in filosofia non può entrare in un'azienda. Quindi questo è sicuramente l'aspetto positivo. L'aspetto negativo che mette in luce invece l'articolo è il fatto che dopo la laurea, comunque entro il primo anno, la percentuale di occupati è abbastanza bassa rispetto ad altri corsi di laurea. Però diciamo, conoscere questa informazione ci dà un vantaggio temporale, nel senso che chi si iscrive oggi sa che con 5 anni di anticipo, 5 anni è la durata del corso triennale più magistrale del corso di laurea in filosofia,
avrà un anno dopo la laurea da investire per completare la propria formazione e integrare le competenze che gli servono poi per rendersi spendibile nel mercato del lavoro. Nel mio caso l'ho integrata con diciamo una formazione più di stampo statistico, ma è un esempio. Altri esempi derivano anche chiacchierando nelle occasioni con il professor Nunziante, che è il professor Nunziante, con altri studenti. Ci sono tantissimi altri esempi di persone laureate in filosofia che decidevano di completare la propria formazione in ambito organizzativo e quindi più facilmente entrano a lavorare nelle risorse umane, chi preferisce completarla in ambito comunicativo, quindi lavora nel marketing o nel commercio al dettaglio, chi preferisce la parte più negoziale o economica e quindi andrà a sviluppare competenze da venditore, da reparto vendite, quindi gli ambiti sono veramente molteplici e diciamo la responsabilità individuale è costruirsi il proprio percorso professionale integrando competenze, ma il punto uguale per tutti è che comunque la laurea in filosofia ti dà una base molto importante su cui puoi costruire altre competenze. Senti Pietro, ti volevo chiedere, intanto quali sono a tuo avviso quelle soft skills di cui parlava prima Vittorio che ti hanno aiutato nella costruzione della tua professione attuale? Questa è la prima domanda che ti volevo fare. E la seconda sono quali di queste soft skills sono quelle che usi di più ancora adesso nel tuo lavoro? Perché una cosa che spesso succede è che molti laureandi pensano al lavoro in azienda come una sorta di compromesso, ma molti invece poi ne hanno piena soddisfazione perché continuano a utilizzare risorse, no, attitudini mentali formate con lo studio durante il nostro corso di laurea in maniera differente, ma per certi versi anche ancora più coinvolgente perché impegnate in attività pratiche. Certo, sì, infatti come dicevamo anche in altre occasioni, magari non tutte quelle che abbiamo visto, almeno a mio giudizio, sono solo soft skills. Alcune di quelle io le considero vere e proprie hard skills, quella forse più legata all'ambito universitario, soprattutto al Dipartimento di Filosofia di Padova, era quella che avevamo citato in riferimento alla biblioteca, quindi l'information literacy. Quella possiamo considerarla una soft skills, anche se secondo me entra nel novero delle hard skills, perché saper costruire delle nomenclature è fondamentale nel mondo del lavoro, soprattutto nel mio lavoro in cui mi trovo a gestire database, banche dati. Aver seguito quel corso che ho fatto appunto durante il corso di laurea in information literacy è stato fondamentale per poi saper applicare quelle conoscenze alla gestione di basi dati. Un'altra che mi era sfuggita nelle altre volte vedendo il grafico è l'analytical writing. Quella penso, anche quella citata come soft skills, per il mio lavoro è una hard skills perché è una parte fondamentale quotidiana del mio lavoro, perché parte del mio lavoro è non solo del mio ma di tutti gli altri miei colleghi che arrivano magari da corsi di informatica, da background informatici, matematici. Parte del nostro lavoro è fare della documentazione che serve per tradurre un'operazione aziendale in una funzionalità, in un requisito che deve avere un software o un sistema digitale, un servizio digitale. E lì è esattamente analytical writing, cioè è analizzare chiamiamolo un problema, un'esigenza, e tradurla in analiticamente, quindi vuol dire che poi quel documento lì è come un progetto di architettura, cioè lo do in mano a uno sviluppatore che sa esattamente quali materiali reperire, quali informazioni gli servono per costruire il prodotto finito, quali step deve seguire per rilasciare la soluzione in modo da garantire la soddisfazione poi del cliente.
E quello me l'ha sfuggita prima, l'analytical writing forse è una delle competenze che uso più spesso e che e la considero un hard skills tra quelle citate. E quindi ti chiedo ancora, scusami che ti interrompo, ma proprio per continuare la chiacchierata, sì. A tuo modo di vedere quindi questa grande trasformazione che ha operato la digitalizzazione nel mercato del lavoro sta di fatto offrendo anche nuove possibilità ai laureati in materie umanistiche in generale e in filosofia nello specifico? Secondo me assolutamente sì, anche perché anche qui, diciamo, cambiando un po' le prospettive occupazionali, è chiaro che se uno ha l'ambizione di voler costruire impianti industriali non va a fare filosofia, e soprattutto se esce da filosofia non può pretendere di essere spendibile in quel settore lavorativo. Tutto il mondo digitale invece offre l'occasione di avere dei prodotti o dei servizi che prima di tutto supportano l'attività umana, ma a livello di, chiamiamolo, ragionamento, che poi questo ragionamento sia un calcolo piuttosto che una classificazione, quindi un sistema di classificazione o un sistema di avviso, di alerting o di scambio, soprattutto scambio di informazioni. Tutte queste sono peculiarità che mettono a disposizione i servizi digitali, e quindi è chiaro che una competenza filosofica o un background filosofico offre grandi cioè molte possibilità di inserimento in questo ambito proprio per queste ragioni qui. Sì, tra l'altro una cosa che Pietro mi raccontava e che forse potrebbe raccontare a tutti voi adesso è proprio questa. Diciamo, al di là degli impieghi tradizionali, per esempio in ambito scolastico, ok, o universitario, quindi l'insegnamento, il nostro corso di laurea, soprattutto se viene fatto il ciclo completo, no, triennale più magistrale, offre in qualche modo la possibilità con poco sforzo aggiuntivo, non so come esprimermi, di riuscire a frequentare con profitto dei master anche in materie più tecniche, e mi pare che sia stato esattamente il suo caso, no? Quindi, cioè, a partire da una buona formazione filosofica di base, e questo però va sottolineato, come diceva prima Vittorio, cioè, capite, non è che la laurea in filosofia di per sé offra, dipende dai percorsi individuali. Dipende da come la fate, con quanta passione la fate e quanto riuscirete a sfruttare a fondo tutte le occasioni che il corso di laurea vi dà. Se però entrate in questo processo virtuoso, come posso dire, dopodiché, anche se poi, no, guarderete al mondo del lavoro privato e anche, come dire, indirizzandovi verso mestieri, no, e l'acquisizione di competenze più tecniche, tuttavia il percorso di studi vi offre la possibilità di riuscire a essere selezionati, a partecipare anche a master che vi danno delle competenze aggiuntive più tecniche, e che mi pare sia stato proprio il suo caso, no Pietro? Sì, infatti ne parlavamo prima. Io appunto, per accedere al master in statistica, ho dovuto fare un classico test di ammissione. Io dico sempre paradossalmente, ma neanche troppo, ho passato il test, quindi vuol dire che le competenze che avevo, il mio bagaglio di competenze che avevo costruito nei 5 anni di filosofia era, o meglio, è stato sufficiente per farmi ammettere a un master in statistica. E come dicevamo sempre in altre occasioni, il segreto è quello appunto di prendere sul serio lo studio della filosofia. Quindi purtroppo adesso viviamo in un periodo in cui non ci sono grandi esempi mediatici di filosofi, però cioè, io dico sempre, la filosofia non è tanto divagare sul senso della vita, cioè sconsiglio di iscriversi al corso di laurea se l'idea che si ha della filosofia è questo, ma la filosofia è capacità logica di argomentare e derivare nuove
enunciati, nuove proposizioni a partire da premesse. Quindi è questo sostanzialmente per me il senso di studiare filosofia. Cioè uno deve studiarla per queste capacità, o comunque per acquisire queste capacità e per applicare questi metodi. Se uno prende sul serio questo tipo di corso, è chiaro che può sviluppare tutte le competenze aggiuntive per cui si sente propenso. Cioè, nel mio caso, esempio personale, nel corso di 5 anni ho approfondito lo studio di un ramo della filosofia che è la teoria delle decisioni. Non ha un corrispettivo corso all'interno del piano di studi, ma sono comunque argomenti che all'interno dei vari corsi emergono sempre. Io ho deciso di approfondirli e infatti uno dei vantaggi del dipartimento è che trovate sempre professori molto disponibili nel seguirvi anche nelle proprie inclinazioni personali o comunque nelle vostre prospettive di ricerca, e questo secondo me è molto importante. E partendo da questo sono arrivato atterrato alla teoria delle probabilità, e da lì ho dovuto necessariamente acquisire poi tutto il metodo quantitativo che sta dietro a queste teorie. Ma è un caso personale, c'è chi preferisce approfondire altri aspetti. Esempio, forse uno dei corsi più frequentati siano quelli di filosofia politica, che io ero abbastanza una capra in questo ramo della filosofia. E anche lì, secondo me, è una disciplina molto interessante se viene approfondita con i giusti crismi, ha dei riflessi poi in ambito occupazionale importantissimi, perché di fatto la filosofia politica si offre di concettualizzare modelli organizzativi efficienti che possono mirare al benessere collettivo o alla massimizzazione del benessere individuale, ma comunque la finalità appunto di concettualizzare modelli organizzativi efficienti, che poi sono tutte teorie che si applicano nella gestione aziendale. Quindi anche prenderla sul serio, come dicevamo prima, è fondamentale poi per costruirsi lo spazio nel mondo del lavoro. Pietro, la ringraziamo e direi che siamo arrivati alla conclusione. Vittorio, se vuoi certo. Procedere ai saluti finali. Sì, sì, ai saluti, ricordando diciamo questo motto, insomma, che diciamo così sia io che Antonio e Pietro abbiamo più volte ripetuto, cioè il segreto diciamo per studiare, per avere successo studiando filosofia, ma in verità studiando qualsiasi altra disciplina umanistica, è studiare facendo finta che diventerete i più importanti filosofi del mondo. Poi probabilmente questo non succederà, ok? Ma in verità avrete come premio di questa finzione il fatto di aver acquisito delle competenze che saranno spendibili e sono molto interessanti da perseguire anche in altri ambiti diversi da quello filosofico.